misfatto. Aspetta che andiamo a riprenderci Blaze. Siamo vivi, forse, chi lo sa. Ma salve. Che disgrazia. Ciao Blaze. Dimmi quando torniamo che Ma siamo in già. siamo già tornati, Siamo siamo già. proprio velocissimi. Siamo proprio efficienti meglio. Sì, diciamo così. Siamo molto Ti efficienti. devo rinvitare. Eh sì, dai. Oppure, vediamo. No, no, rinvitami. Dai, dai. Vedi se riesci a unirti tu. Ma non so come si fa. Fai shift più tab. Aspetta, che si sta aprendo. Ok, ecco. Ah, Dovrei averti invitato. continua. Sto arrivando, eh. Ma sì, con calma, che tanto. Ma sì, che ci frega a noi. Giusto. Siamo qua per passarci una serata in tranquillità. Anche Sì. serata dovremmo andare a fare oggi 3.000 cose. In tranquillità sempre. Ma c'è la disgrazia possibilità che io ricominci. No, no, non ho ricominciato da capo. Però perché ho tutta questa sete? Maledizione. Come bevo? Che non ho l'acqua, ce l'ho? No, è vuota. Potrebbe essere questo un problema. Ma esattamente dove sei? Ah, eccoti. Ringrazia che l'ultima volta non ho salvato Hai quando sei dell'acqua? morto. Ho dell'acqua, ho qualcosina. Me la sono bevuta per sbaglio. Bene. Aspetta. Oh, grazie, sei molto gentile. La ringrazio. Oh. Presa? Ti serve altro? No, a posto. Perché la goccia della mia acqua continua a lampeggiare come se stessi male anche se ho bevuto? Dark Knight, ciao, salve, chi sei? Ma Palesati. salve. Come la va? Ma ho cannibali dietro di noi. Cos'è? È triste Sembra il una mio. scena di Baywatch. Ma tu lasciali Corrono tutti correre. sulla spiaggia. Aspetta che mi arrampico. Cannibali. Tu lasciali. Vedi, oh, spari. Oh, è sparito. Ma sono bravissimi, sono Sono animali. magici. Questi. Sì. Un uccello è sparito. Ma non è che secondo Sta me sparendo puniscono come la mia vita. tutti. Non so. Annagna. Ma Dark, chi è un amico tuo, Blaze? Può essere. Può Si essere. identifichi, signor Dark. È un Identifica, amico aspetti mio. che. Momento, Qua c'è eh. gente che Intrattieni, Blaze, esce. intrattieni. Fammi un balletto davanti alla Dovremmo. telecamera, almeno vedono qualcosa. No, Stavo ammazzando una lucertola in non realtà puoi. io. Ah, sì, è un mio amico. Ciao, amico di Blaze. Ah, bravo. Aspetta. Bravo, bravo, fai così. Posso far Seriamente. vedere quanto sono forte con l'arco, Katniss Everdeen. Vedete, io ora punto esattamente di È là. l'arco più piccolo del mondo comunque. Sì, è per persone basse, vedi? Aspetta che arrivo, E non sblocca un cazzo, quindi arco per stesso. quella Lei che freccia che cos'è? non è riuscita a vincere la forza di gravità ed è andata E a comprare gli archi così. Se dell'IKEA, Madonna. fa pipì? Bravo, fai pipì sul No, stavo cespuglio. mangiando la merda. Aspetta. Allora. Cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a esplorazione della caverna? Io direi di sì.
prima del me. villaggio. C'era un villaggio là in fondo, se non mi sbaglio. Però forse è troppo lontano. Ci conviene andare prima in caverna, direi. Sì, andiamo in caverna, cioè andiamo, andiamo. Andiamo. Tanto ti ricordo che la tua Ma noi. ultima morte è stata tristissima nella scorsa live. Sì, sono morto, sono caduto dentro la fossa delle Marianne. Dove sei andato? Segui il mio nome. Aspetta, Dov'è risalgo. il tuo nome? Ti ho visto un attimo fa che stavi facendo pipì. Guarda, la tua destra. Ah, eccoti. Ah, sei entrato in questa. Ma dobbiamo andare a cercare una caverna dove ci sta una mappa. Che Sì, ma oddio, mi sono. fai? I Ok. balletti, Michael Jackson? Mi ero un po' buggato. Io ho un po' Sì, il paura mio di personaggio non scendere. sta molto bene, sai, non so perché. Comunque, se premi shift mentre sei sulla corda va più veloce. Ma io ho paura di premere shift. Se mi brucio le mani così. Blades, Tranquillo, già non hai più le mani per questo rumore proteggerti dell'acqua è fortissimo. dal. E abbassalo. Mi sta sturando le orecchie un Ma attimo. visto che abbiamo anzi un ospite stasera, no? Savio, come senti l'audio? Così regoliamo in caso. Comunque questa caverna è grandissima, mamma C'è mia. un'impostazione, uno start. No. Guarda, mezz'ora che Opzioni. sto scendendo lo sono arrivato. Oh signore mio. Con quale audio me lo stai dicendo che c'è dell'acqua qui? Può Gioco. essere che sia la grotta Effetti con sonori. le cose da sub? Non ne sono sicuro. Indietro. Continua. Bene, bene. Ottimo. Qua c'è anche un fuocherello. Cose particolari di trama. L'aspetto, l'aspetto. Aspetta che mi brucio le mani e scendo, eh. C'è anche un PC, possiamo fare la live dentro la live. È la corda più lunga del mondo questa. Ho Eh sì. sentito tutto bene comunque, Ottimo, ottimo. bravissimo. Vuol dire che le orecchie funzionano, questo è importante. Ma quando si arriva fino giù? Oh. Ah, siamo arrivati. Un letto comodo qui. Ma Ma ci sono degli spermatozoi nell'acqua. Che storia. Non voglio sapere cosa fanno questi cannibali da soli. allora, Comunque, aspetta, aspetta. Cos'è vieni questo? qua, tipo. Un cappellino? È Ma importante, non te cioè. lo puoi mettere. No, Ma. no. Cioè, quello Sì. lì potrebbe aiutare comunque. Cos'è? Oh. Una macchia nera, oh. Ma no, ma sarà un monumento. Qua si scende ancora, mentre di qua. Ah, ma è tutto finto, Leo, guarda. O sono io che sono fortissimo, magari. Dove sei? Aspetta, aspetta che arrivo. Può essere. Oppure può essere che è semplicemente buio. Poi. Bravo. O è fatto di cartongesso, oppure sono io È fortissimo. finto. Ma se vedo la maggior parte buio significa. Aspetta che non leggo. Che i tuoi occhi funzionano male? Potrebbe essere, sì. Hai provato ad aprirli? Perché. Se no, aspetta, aumento un po' la luminosità. Al massimo riavvia. Riavvia gli occhi. Oddio, Riavvia gli occhi, sì. che paura. Leo, scendi. Aspetta che sto mettendo un po' di luminosità. Gra display. Devi aumentare la gamma. Luminosità nella notte. Della grotta, aspetta, vedi così. È più luminoso così, eh? Non sento dei rumori proprio. Comunque sì, è normale, stai nella grotta, si vede buio. Io anche la vedo molto buia. Sì, È una grotta senza luci, penso che sia normale. ciao Dark, grazie per la compagnia comunque. Grazie per essere passato, Salvio. Ciao ciao. Ma si può entrare nell'acqua? Sì. C'è Leo, Leo, scendi un attimo. un morto nell'acqua, Blaze.
Ci sono cose più interessanti qua sotto. Dove sotto? Aspetta. Segui il mio nome. Ciao Anna. Come va? Tutto bene? No, questa è una Petruzzo. La Petruzzo. Sei sceso qui? Sì. E tra l'altro, guarda alla tua sinistra mentre scendi. Dove? Sali un po'. Guarda alla tua sinistra. Ah, vedi? Beh, pure lui usa quella cordicella piccola piccola. Che cosa si è andato a fare ad attaccare lì sotto? Cioè, perché lo ha fatto? Ok, ora guarda e scendi e dovresti iniziare a sentire già dei rumori un po' particolari. Blaze, tu dove sei? Ah, vedi, eccoti qua. Vedo delle persone che stanno un po' accovacciate. Hanno forse del mal di schiena? Io vedo delle persone che sono un po' troppo enormi. Tu che ne pensi? Allora, io mi mangio una barretta. Aspetta, Nel dubbio ho fatto anche qualche... riesco a fare una Molotov? Eh sì, Ho straccio... bevuto dell'alcol, Blaze. Ok. Straccio la bottiglietta di alcol. Quando mi dici tu, attacchiamo. Ok, accendo. Ok, one shotato, Katniss Everdeen. Attacchiamo, attacchiamo. Attacchiamo, attacchiamo. Blaze, aiuto! È fortissimo, c'ho anche le chiappe di fuori. Aia, che male. Ma mi ha tolto tutta l'armatura di un colpo, sono forti. Blaze, sono... Cioè, mi ha... Attacchiamolo da distante, Ma attacchiamolo. mi ha colpito senza colpirmi. Usa tipo la lancia, no? Non ce l'ho la lancia. No, Allora lancia le molotov da distanza tu. aspetta, aspetta. Prendo quest'altro. Questo fa più male. Allora, fattelo rincorrere. Faccio a dirsi che a farsi. T'ha Ah, che male. preso? Sì. Al Dai, non riesco piedino. a... Aia, aia, Ok, aia. fair. E mica l'ho preso però. Levati. Ok, Bravissimo, ora. bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Ci ha fatto un cazzo, Blaze. Aspetta, colpiamolo mentre fa fuoco. Lo riaccendo. Ustia. Blaze, sono deceduto. Ok, vediamo se si sposta. Ma è fortissimo sto tipo. Via, via, corri via. Ah, è È morto. morto. È a posto. La pelle. Madonna, ma che cazzo è questo coso? Che schifo. Tutto ciccione grasso. Armatura inquietante. L'ho messa. Ok, tanto è viola, quindi... Aspetta, G. È proprio... di pessimo gusto questa armatura, è proprio orribile. Fatti vedere. Ma la vedi quando se la mette il personaggio, Ah, tipo? sì. Tra l'altro ce l'hai solo sul braccio sinistro, Sì, è solo su un perché... braccio. Vabbè. Nonostante lui impugna... le ha Sì. con la Perché destra, ci però sono lo dei tiene sulla salvagente sinistra. qui? Penso che sia tipo Io ho per bisogno giocare a di Fincetto. medicinali, di qualcosa. Ti posso dare uno di questi. Vieni di qua. Aspetta, sto cercando per vedere se trovo qualcosa. Ma... Sento rumori? Cos'è? Ah. Non ci ha fatto un cazzo, ci... no, no, infatti. Qua c'è della pittura. Ok,
delle note. Oh, don't be afraid, just be alive. Penso di sì. Qui? Ma e cosa c'è? Ci sono altre cose da vedere, eh? Ma cosa serve la pittura? Non ti fa vedere da loro? Penso sei più mimetizzato. Qua c'è una cassetta e delle corde. Aspetta. Dinamite! Tantissime dinamite. Qui? Delle corde, belle le corde. Cose. Una cassetta. No, non voglio mettermi la dinamite perché so già che faccio casino. Altra dinamite. No, queste che cosa sono? Non è dinamite quella che sono. Di tipo dei. Di flare, dei cosi luminosi. Ma qua è finita la grotta? No. No, c'è ancora. No, sono delle dinamiti quelle. No, ci sono anche dei cosi luminosi. Ah, ci sono? Sarò pieno io. I flare penso che servono a distrarre i cannibali. Non lo so, ma immagino facciano anche luce. Beh, sì, oltre a quello. Però c'è da dire che sono molto romantici questi cannibali con le candele. Per di qua c'è una via. Blades? Sì. Sono un bengala. Sono. Sono passato oltre. Sono un tifoso. Credo che quel libro fosse un indizio. Anche prima con le Molotov. Probabilmente sì, è un indizio, ma non ho capito a cosa possa servire. Non si vede una beata. Ci siamo capiti io. Sì. Ci sei? Aspetta che tiro il flare. Sto cercando di fare una torcia. Aspetta. Ok, a posto. Aspetta, Blake. C'è una torcia. Oh, ma è una spada laser. C'è da utilizzare la dinamite. Posso fare? Vai. Dov'è? Te l'onore. Equipaggio. Lanciala contro il muro. L. D'altro Leo, guarda, sono un mago, riesco a mettere fuoco per orizzontale. Attento, a Blaze, attento, ci sono le rocce. Queste rocce sono fatte sono di burro. Ah. Dove Adesso sei? Guarda, le mie fiamme per è una spada gel. È una spada laser. Sì. Bellissimo. Cosa c'è qui? È altra cosa da fare spada. Un teschio. Sempre te l'onore. Un teschio, aspetta. Dinamite. No, Blaze, me la sono tirata sui piedi. E corri via, corri via. Sono caduto. Blaze. Aspetta. Vedo delle rocce volare. Cosa sto vedendo? Sei proprio scemo, sei. Aiuto. Di qua si risale. Usciremo da qualche altra parte dell'isola? E chi lo sa? Oh, vedi? Questo è un gioco. Un bambino volante! Che schifo, sta qui! Mamma mia, che non me l'aspettavo. Dark Souls, sei capriole. Non ho capito se è morto o meno. Blaze, sento. Blaze, ho paura. Ma io sto combattendo contro quelli che giocano a Dark Souls. Aspetta. Aspetta Blitz, aspetta che non ho vita io. Ma uno è caduto. No, penso che stia. Sì, in realtà sì. Aspetta, bambino! Bambini di merda. Non ho capito se è vivo o morto. C'è una biforcazione. Anzi, più di una addirittura. No, no, questo non è. Però ci stanno altre cose,
Oh, ma che passaggio è? Aspetta. Non è un passaggio, ci sono un paio di... Ah, ok. Oh, le Altri medicine. indizio. Quello cos'è? Aspetta che ho fame, che giustamente in una situazione del genere ti viene fame. Quando uccidi cannibali all'8 del mattino e poi non ci vedi più dalla Entrano nel fame. buco quello con la porta di legno? Sì. Ok. Un fuoco. Ci stanno degli avvocati, Ah, credo. Chi sono questi signori? Aspetta. Ma posso prenderlo questo disegno, no? Una No, bitancia. però qua ce n'è uno che ne puoi prendere. Ci sono un sacco di Qui medicinali. ci sono dei fogli anche. Quindi se vuoi ti puoi refullare. Ci sono dei fogli, ci sono delle cose. Qui? Una boccetta. Ah, è tipo un checkpoint. Allora, fammi Ah, e vedere qui che cosa c'è. si risale di qua. Cosa che c'è scritto? Vogliamo. Vogliamo risalire o vogliamo andare per la No, pista? andiamo avanti. Qui sono delle medicine che non posso raccogliere, maledizione. Perché sei pieno. Tu sei già full. Sì. E allora niente. Sarebbe stato bello trovare qualche altra arma nuova, ma niente. Qui si risale e basta, Però non si può andare. C'era un altro non lo so. passaggio però prima. Eh sì, ma magari vediamo cosa c'è. Perché anche l'altro saliva. Non ho più fatica. Oh, ok, stavo per cadere giù. Qua c'è. Si risale di nuovo. Mi sa che da qua si esce. Vabbè, vediamo dove usciamo e al Da massimo lì risciamo giù. forse sì. Che pedizzozzi che c'hai. Pipiripim, pipiripipipipipipipim. Sono tutto storto. Ma salgono un sacco queste corde. Sono altissime. Sono le corde più alte del più lunghe del mondo. Cos'è che dobbiamo finire di costruire lì? Foglie, bastoncini, rocce. Boh, sarà un fuoco, forse. Un'altra corda? Qui Sì, non c'è sarà ancora. niente. Dio mio, hai sentito? Sì, che ho sentito. Però non ho la minima idea di dove venga. Non lo so, ma andiamo via. Non siamo matti? Vedo un buco, Leo. Vedo un buco. Infilati, Blaze, infilati. Sto infilando. Leo, sto uscendo dal buco. Questa ho una sorta di déjà vu. Tada! Che storia, siamo in un posto nuovo. È notte. Io sono Allora, di affamato, là, se non mi sbaglio. assetato. Cos'è passato per terra? Un serpente? Cos'è che Sì. sono? Che bestie sono? Un coniglio di merda, Di là c'è bastardo. un lago, puoi bere? Dove? Di qua. Ma sarà un lago con la merda dentro? Dimmi un lago senza merda dentro. Ma secondo me io mi faccio male a bere questa roba, sai? E tu bevi, poi vediamo. No, Blaze, io non voglio bere. Mi faccio male, lo so. Chi mai va a bere dentro un lago con dei pesci dentro? Scusami, Io ci andrei a bere. eh. Ma no. Ho mangiato delle bacche, credo che mi stiano facendo male. Mi sono dato fuoco perché sono un pirla.
Come hai fatto? Spegniti, Blaze. Perché hai fatto questo fuoco qui Queste sopra? bacche sono buone. Mangiamole così vediamo se ci danno i semi per fare la piantagione. Ah no, ti sei mangiato la mia carne? Boh. No, No, non ho toccato niente. no. No, Sto era. mangiando l'erba qui. Cos'è? Fammi mangiare. Però non ci hanno dato neanche una bacca, peccato. Mangiare. Mangiare. Sto provando ad Mangiare. ascoltare Sì. la cassetta. Sì. Ma è un'altra canzone. No, non è una canzone. Non è neanche una cassetta, perché a parte. Ah, camcorder sarebbe videoregistratore. Quindi ci Da manca. usare con una videocamera, non abbiamo una videocamera noi. Sì. E quindi niente, ritorniamo giù, direi. Ora non Ah, ho so però una dove. vecchia pentola per bollire dell'acqua, aspetta. Come faccio ad usarla? Devo equipaggiarla? Equipaggia. Aspetta, Blaze, che mi faccio dell'acqua. Beh. Come funziona? Pronto? Non ne ho idea. Oh, ok. Non mi Ci sei appariva riuscito? l'animazione, sì, adesso appare. E la posso mettere sul fuoco così avrò dell'acqua. La bevo bollente perché ci facciamo anche la pasta, vedi? Ah. Non so, sto facendo una minestra forse, ci ho messo dei fiori dentro. Non so cosa sta succedendo. Che poi sto vedendo che si può fare la tuta da guerra, da battaglia, e serve una pelle di coniglio, 6 di cervo, che possiamo tranquillamente fare, 4 di cinghiale, che non abbiamo ancora trovato, e l'ultimo non so che cosa sia. Ce l'hai una pelle di qualsiasi cosa, di cervo, di coniglio? No, non ho pelli. Ho un Vedi? guscio di tartaruga. Ho una felpa, mi sono messo la felpa. Beh. Ma ho fatto cadere la pentola. Ah no, è esplosa. Porca vacca, aspetta. Il fuoco. Maledizione, guarda. Qui. Il pericolo principale è me stesso. In questo mondo. Mi Volevo. ricorda tanto quella volta che ero gli scout. Eravamo in campeggio, uno dei primi Sì. campeggi. Voglio farmi una E lancia. precedentemente ne avevo fatto un altro di un paio di giorni. In cui eravamo con la lanternina, sai quella che si accende con la fiamma, no? E c'è il contenitore Sì. di gas sotto. E ha una cosa chiamata calza protettiva per non far uscire il fuoco. Non è che è libero la fiamma, eccetera. E uno dei miei dei membri della mia squadra ha Porca troia, l'ho deciso di persa. giocare con la fiamma, bucando Sì. la calza. Però sul momento non ci fu nessuna conseguenza particolare. Ma la volta successiva, appunto in questo campo, io avevo la lanterna in mano, era accesa perché era notte, e stavo chiacchierando con altri avventurieri. Avventurieri, Avventurieri, un ehi là, avventuriero. avventuriero. Con le frecce nel ginocchio, no, con altri Sì. scout. E all'improvviso vedi la lanterna che inizia a prendermi fuoco sulla mia mano. Giustamente la butto a terra perché mi ero cagato in mano tantissimo. Comunque è finito, riscendiamo nel mezzo. Sì, io sto cercando di pescare un pesce. Un Ok. pesce. E in pratica Eccoli, eccoli. butto la lanterna a terra. Si rompe il vetro, che era Sì. l'ultima speranza di tralasciare la fiamma rispetto a tutto il resto del bosco, e divento una Sì. palla incandescente di fiamme. Il panico negli occhi di quegli scout che iniziano a scappare via. E rimango io e la lanterna in fiamme, in mezzo a un bosco con
di pini, sai che quindi hanno gli aghi secchi, no? Che peccato. Ed era erano il terreno completamente aghi secchi, che quindi prendevano facilmente fuoco. E potevo o decidere di salvarmi, e quindi mandare a fuoco la foresta, Sì. o prendere quella cazzo di lanterna e spegnerla. E tu che hai fatto? E io sono un eroe, io ho preso la lanterna, Sì. però tipo lanciandogli sopra la camicia degli scout, quindi mi sono anche denudato. L'ho presa con la mano e ho staccato di forza la bombolina del gas di sotto. Bravissimo, sei proprio un Tanto senza eroe. pensare che ci sarebbe potuto essere un ritorno di fiamme e sarebbe potuto esplodere. Beh, ma tu sei un Cioè, eroe, non tipo. ci pensi a queste cose. Sì, però poi mi hanno fatto il cazziatone perché la colpa era mia. Le Certo. lanterne prendono fuoco e la colpa è mia. E Ma tu dove sei andato, Blaze? Perché ti vedo sono sottoterra? sotto, sono sceso da dove siamo saliti. E Perché? perché dobbiamo finire di esplorare l'altra parte? Ah, no, non avevo capito. Io stavo pescando. Aspetta, allora che arrivo. The Forest Fishing Simulator 2019. Non lo so, ho visto dei pesci, avevo fame. Arrivo, eh. Arrivo, eh. Pipiripirim. Fai mettere l'ascia. E via verso nuove avventure. Sei proprio giù. Sì, ma ti sto aspettando, giù. Sono affaticato. Stanchezza a scendere le corde. Wee. L'abbiamo fatta. L'ultima corda manca? Dov'è? Stava di qua. Ok, maledette medicine che non vogliono essere prese. Cosa sono queste? 8 spuntini, wow! Non le avevo viste prima gli spuntini. Ok, ci sono, Blitz. Ok, andiamo. Sì. No, aspetta, io ho perso, dov'è che sta? Di qua. Blades. Ok. Ostia, mamma mia, che paura. Che cacca vivo, Blades. Blades, non mi lasciare da Ah, solo. che male, che male! Quanta gente, Blaze, no? che schifo questo. Guarda quante gambe Sono ha. al riparo, Leo, sono su una roccia. Non possono salire sulle rocce, non sanno salire e stare. Blaze, questo mi fa schifo. Non è vero, sanno salire! Senti che schifo, che rumore. Blaze, sto morendo. Sono morto, Blaze. Blaze, sono morto. Io come ti salvo ora? Blaze, ma questo è fortissimo però. Aspetta che mi sono spaventato Aspetta, tantissimo. ho un'idea, dov'è la dinamite? Ma che schifo è? Quante zampe è? Questo è quello che abbiamo Ma visto sei nella. morto male, Sì. È direttamente? quello che abbiamo visto nella foto sulla barca. Mamma mia, bruttissimo. Guarda quante zampe L'ho fatto esplodere male, con la dinamite, gli è bastata una sola dinamite. ha. L'aveva azzaccagnato tanto. Io sto cercando le monetine nel frattempo.
che bestia Ma quindi terribile. ora sei all'aereo? No, sto qui a terra. Sì, Ah, ok, ti vengo a salvare. grazie. Sarebbe carino. D'altro è esploso letteralmente malissimo. Mamma mia. Ma siamo pazzi? Ma che schifo è? Ce ne sono altri. Fammi accendere la luce. Oh, quanti sono? Aspetta, Blaze, gli tiro una dinamita. Aspetta. No, Blaze, ce l'ho qui. Aspetta, aspetta, che gliela tiro. Ti copro, ti copro Vai, io. vai. Sono velocissimi, Blaze, sono velocissimi. Bravissimo. Non ne hai preso neanche uno. Bravo, tienili. Aspetta, eh. Blaze, quando dico vai, vattene, No, sono morto, sono vattene, morto. vattene, vattene. Fatto esplodere. Hai preso solo a me, hai preso. Come hai fatto? C'è un uluru che ti Sto picchia. morendo, sono morto, No, non no, morire. no, no. Blaze, aspetta. No, a Mortacci. posto. Ah. Aspetta. Sono ritornato come Gesù. Aspetta, aspetta. Ce n'è uno, ce n'è uno, aspetta. Mamma mia, aspetta, terribile. Ma abbiamo General Grimaldi in chat, Ciao, salve. generale. Aspetta, generale, è un momento di tensione. Eccolo. Aspetta che ti stavo per colpire. No, ho preso la radiolina. La Ti radiolina. sento doppissimo. Bastardo. Tutti morti? Io direi facciamo un fuocherello, ci facciamo No, questo è uno. vivo, questo si è rialzato. Maledetto lui. Ma siamo matti. Allora, facciamo un Oh santo Dio. fuocherello. Sì, facciamo un fuoco, accendiamo. Sì, stavo uccidendo Ma gente, questo si muove generale. ancora? Ma Ah no, chi? ma No, sta c'era. sprofondando nella Quello l'ho roccia. Aspetta che lo visto. prendo. Ci sono anche dei denti, li raccolgo. Sì, poi con i denti si potenziano le armi. Generale, adesso che ci abbiamo un momento. Buonasera, come sta? Aspetta che sto camminando sul fuoco. Niente, è terribile, cioè, è arrivato, c'è stato il delirio, eh. Mamma Ma quindi mia. sei ignifugo? Sei un Targaryen? Io sono Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, prima degli uomini andali. Sono io. Madre degli Andali e dei Sandali. Sì. Proprio lei. Sì, coi calzini però. Come tedeschi. Sì. Cos'è questa luce strana? Ah, Aspetta aspetta. che sto. A raccapezzare Dei bastoni. C'è la gente sto. una luce strana. Ehi. Non andare verso la Ho luce, Leon, paura, Blaze, ho no! paura. Ma esploriamo prima, qua ci sono dei cuori. Leo. Oh, si è divertito alla parata. Io non ci sono mai stato, sa. Che tipo di parata? È 2 Quelle che giugno, è quella passano. militare, immagino. Ah, che storia. Delle casse. Ah, Vuota. ma la luce viene dai proiettori. Sì, è un proiettore. Pensavo fosse qualcosa di incredibile da prendere, invece Qua c'è del carburante. no. Hai preso le ossa, Blaze? E no, neanche una. Perché sono pirla. Dove hai messo? Dei salmoni appesi? Ah, vedi? Cagano soldi. Bene. A saperlo. E si fanno così i soldi. Lui? Bene. Soldi. Soldi, soldi. Ehi. Soldi, soldi. Qui ci sono dei cuori forse un pochino troppo grandi, io. Un cuore con una mano, quella, non so. Ti ho lasciato un po' di ossa, cioè ne ho preso la metà. Allora, fammi prendere le ossa. Dove stava il fuocherello? Fuoco, eccolo.
Allora, fammi vedere. Quante ne ho? Perché vorrei farmi la lancia potenziata. Aspetta, eh. Quanto serve? Lancia potenziata 3 ossa. E due stoffe. Combina. Oh, eccola qui. Oh, perfetto, meraviglioso. Quanto è forte? Potenza, danno. Beh, è comunque più forte di questa, quindi dai, me la tengo. Che ci Beh, racconta di bello? Com'è stata la parata? A General. Aspetta, fammi prendere una medicina che. qua c'è una strada sott'acqua, Una strada sott'acqua? sì, non so se serve però la muta o se si può fare senza. Ah, io non azzarderei. C'è un'altra buco d'uscita? No. Solo questo. Ma lì c'è una porta, c'è una corda. Ci sono anche delle casse qui, non le aperte. No, mi sa che non ce la facciamo ad andare sott'acqua. Cosa ho preso? Cos'è questo? Della benzina? Computer, sfasciami i computer. Ma il presidente Oh, Mattarella? ti ho filzato i piedi. Ma quindi mi sta dicendo che lei è incredibilmente importante, cioè ha scambiato Lei ha qualche dei chiacchiera. contatti Ho scambiato qualche parola col molto presidente, così, come se allocati. fosse una cosa normale. Al baretto. Al baretto, sì. Possibile che non c'è una via d'uscita da qui, scusa? C'è, ma è sott'acqua. Mi sa che dobbiamo risalire dall'altra parte. Di Ci sono nuovo. dei girini qua sotto, che schifo sono questi pesci. Bravo, ha fatto bene, corrompa, corrompa, è importante. Sta. Cosa? Come il colpo di stato di Star Wars. Sì. Finiamo lì per. Bombola dell'aria. Completo giacca e jeans, ho una tecnica di carburante, dei denti che posso mettere alla mazza in realtà. Sto Sì. Sto iniziando a risalire io, vedendo cosa. Posso fare un esplosivo? Con l'orologio serve, però non ho l'orologio. eh. Eh sì. Sono fortini, sono contro le dinamiti. In realtà penso che l'abbiano potenziata abbastanza. Sì. Sì, perché il tipo è esploso in un colpo solo. Oh, sti... mi sono sfrasciato tutte. Fedel maresciallo, lei vuole qualche. Sì, se. Ma in realtà non è che aspiro a. Cioè, non ci ho mai pensato, quindi non so lei cosa mi potrebbe proporre. Ma qualche appalto così Aspetta che sto scivolando sul soldi. sangue qui, è il momento, eh. Non mi ricordo più la via d'uscita, dov'era? Di qua? O qui sono arrivato? No, da qui sono arrivato. Aspetta, mi sono perso. Dov'è? Qua. Ok. Non c'ho. Che non. Non pensavo di avere così dei contatti così potenti, mi capisci? Ma lui non ha mai fatto un colpo di stato, lo perdoni, guarda. Non è abituato a queste genere di cose. Sai che è notte fuori. In cosa non sono esperto? Beh, non sono sicuramente esperto con le lingue e la diplomazia. Posso essere tipo un rappresentante dell'estero? Cioè all'estero? Del teschio? Allora, questo è un teschio che sputa sangue, non credo che sia esistente. Aspetta. Aspetta
Sì, un teschio che schizza sangue. Come funziona? Tra l'altro non ho neanche... Grazie, grazie, grazie. Tra l'altro non ho neanche un ottimo, un buon senso dell'orientamento perché mi sono perso nelle grotte e non so più come tornare indietro. Posso fare... Blaze, aiuto. Non vedo più il tuo nome. Aspetta, Ma noi da qui riscendo. ci eravamo passati. Leo, dove stai andando? Non lo so. Sto tornando verso casa, credo, sai. Questa No, ma era... non devi andare verso casa. Verso dove? È verso il mio nome. E non lo vedo più il tuo nome. Guarda in alto. Ah. Perché tu sei lassù in alto? Perché ho preso le corde per risalire. Aspetta, mi sono incastrato. Allora, questa è la prima corda che abbiamo preso. Ok. Dove l'hai? Ehi. Ehi, sono incastrato. Ok. Sono tagliato. Siccome lei è stato sui palchi di mezza Europa, la farò ministro dei beni culturali. Doppio incarico del... Grazie, grazie, grazie. La ringrazio. Allora, così sì. No, non ci avevo pensato a questa cosa, però sì. È proprio perfetto per me, eh. Allora, Blaze è lassù. Momento. Momento. Se Blaze è lì su... No, Blaze è qui, è dove stavamo prima. Basta, io faccio la strada che conosco. Sì, potrei fare anche il ministro dell'agricoltura, magari. Ma scusi, la vengo a prendere io perché sennò non. Mi sono perso, Blaze. Ta 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 ta
sbaglio ho ritrovato la strada. Blaze, ho trovato. Aspetta, fammi raccogliere qualche medicinale. Barrette, barrette. Medicine, medicine. Allora risalgo di nuovo per l'ennesima volta. Medicine, medicine. Dove sono le medicine? Ehi, le medicine. Barrette, barrette, no. Non trovo più le medicine, vabbè. Ma si può fare, cioè, ministro di tutto, mi sembra un po'. Sì, mi risponda. Non era una domanda che mi ero posto perché mi interessa ben poco, voglio dire, tanto non sono miei. Cioè, nel senso, sono soldi che arriverebbero a me, quindi che mi frega. Sto riducendo il numero di parlamentari, cioè, mi dica, mi dica. Con una persona, sì. Copro tre poltrone, sì. Mi sembra anche giusto, eh. Cioè, una sorta di monarchia facciamo, cioè il re che controlla tutto alla fine. Ci sta, per carità. E di conseguenza riduco il numero dei parlamentari. Beh, certo. E beh, a questo punto ne potrebbe anche prendere uno che copre tutte quante le poltrone, voglio dire. E questo è quello che vuole l'Italia, certo. Ma l'Italia vuole quello che lei vuole. È facile. Io sto morendo di fame nel frattempo. Vabbè, ma uno ha bisogno. Cioè, non è che un abuso, non è un abuso, uno abbonda, no? Che diavolo. Che ci frega. E abbondiamo, al diavolo l'avarizia. Io devo mangiare, devo cibarmi. Allora, esattamente qua dove stiamo? Perché non ho la minima idea. Ah. Ci sono dei... degli ospiti a cena, mi sa.
Credo di sì. L'ho sentito che mi ruttava. Ah, vedi che carino. Bastardo. Poi. Ma abbiamo tipo... Qual era la divinità indiana con 3.000 mani? Gesha? Sì. Gresha? Fortissima la lancia, mi piace. La zaccagno, lo zaccagno. Ma guarda che bel panorama che ci sta qua. Anche le valigie. Dove hai messo il fuoco? Era su una roccia, dove l'ho lasciato prima. Aspetta, fammi ricordare la roccia. Questo qui. Qua è pieno di valigie. Ah, eccolo. Petroli, diamanti, zolfo, riserve di caccia, centrali nucleari, schiavi, certo. Un sacco di risorse. Come si è messo male? Allora fammi risalire da qui. Un coniglietto. Peccato. Ma io inizierei a tornare verso casa a Sì. Aspetta questo punto. che stavo facendo un po' di... Esatto, infatti, ma perché stanno lì che non fanno niente, si trastullano tutto il giorno, perché non usarli? Sto facendo un po' di ossa, Blaze. Ok. Zack, 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 zack. Ti raggiungo. Il mio personaggio è proprio grosso, sempre fa... Se ti Mannaggia. servono poi delle ossa, dimmelo, eh. Che ne ho Ok. un botto. Ci sono anche un sacco di cose da mangiare, ma perché non restiamo qui ad abitare per sempre? Perché è troppo aperta come zona, mi sa. Delle capanne, ma queste forse le avevo già viste, o no? Fai vedere. E noi eravamo andati da qua. Aspetta, noi avevamo visto all'amico quale ministero diamo? Beh, diamogli economia e finanze. Ma questa luce da dove viene proiettata? Oh, Buonissimo, io sono tirchio come la fame, quindi... Blaze, ti stanno rincorrendo. Ho Blaze, notato. sono morto, mi hanno dato una tega in testa. Ma come faccio ad essere così schiappa? Perché non ti pari? Eh no, stavo con la lancia. Cioè, mi ha dato veramente un... Ma chi è che continua ad inchiappettarmi? Devi usare, io ad esempio uso la loro mazza perché è fortissima. È mal lentissima. Sì, ma ha due colpi, ma... Vero, poi ci censurano tutto. Dove sei? Ah, eccoti. Che cosa abbiamo detto? Ma cosa ci frega a noi della censura? Cosa ci frega? Abbiamo un generale che ce le fa bypassare le cose. Giustamente. E non gridi, signorina. Ammazza che mazza questa qui, eh. Ma ammazza che dolore che fa. Se io Noi ci siamo metto i level denti, che 7. cosa succede? Madonna, la faccio diventare una cosa che fa... Quanto mi serve? Questo? Guarda qua. Ah, ogni volta che ci aggiungo... Mamma mia. Blitz. Ho una cosa di una lentezza unica, ma è fortissima, eh. Cos'è? Ah, ce Una l'ho anch'io. mazza. Sì, Sì, ce ma l'ho l'ho anch'io. potenziata con i Tanto se denti. noti, se guardi in basso, c'è un serpente nel bastone. Ah, vedi? Che Proprio carino. Mi fa un particolare, po' ecco. impressione, però, ti dirò. Vediamo se riesco a farmi una schifosissima... Come si faceva a fare l'armatura?
Invece ha con le Era ossa. una ostra, cosa? Ah, ma la stoffa serve? Sì. Sì. 1, 2, 3. Bombina. Tra l'altro io ho finito tutte le armature che avevo. Dov'è? Indossa. Forse ne riesco a fare un'altra. Yes. Rimuovi. Oh, olè. Adesso sì che ci siamo. Ci sono comunque delle luci che non hanno. Devo far Senso di effettuare la presenza del regime. Noi siamo la censura. Ah. Quindi, come facciamo? Come ci comportiamo? Cioè, siamo tranquilli, insomma. Blaze, c'hai qualcosa dietro? un ragno. No. Oh, una signorina. Che pere che ha questo. Aspetta che forse c'è un altro signorino. Dov'è? Aspetta. Oh. Ma questa è una torcia. È illuminato. Ehi. Che vocina. Ti è. Giovedì appuntamento con Edmondo Cirielli. E chi è? Mi scusi, sono un po' Ignorante ignorantone. proprio. Edmondo Cirielli mi manca. Colonnello dei Carabinieri onorevole e commissario per la presidenza. Sto cazzo. Si tratta bene lei, eh? Io conosco Blades per dire. Che Che comunque comunque siamo lì lì. cosa Mica mica da tutti. poco, eh. Ma dobbiamo scalare le montagne per tornare a casa, Blaze. Ma no, ma è una collina. Se c'è. Certa gente. Grazie, lo so. Sono fortune che non tutti hanno quello di conoscere Blaze. Io ho questa sfortuna. Fortuna. Allora, vedi Sta che quando facendo? muori poi non ti risalvo mica? Stai mazzolando la gente? Sì. Bravo. Zaung. Zaung. Oh, delle foglie? Cos'è? Questa è un'erba? Questa? Un'erba? La Ho cicoria. raccolto Raccolta la Cicorito cicoria. Cicorita, Pokémon. sì. Da tanto che non facciamo Pokémon. Eh sì. Tra l'altro, a proposito di Pokémon, Dimmi. mi è venuta in questi giorni una voglia assurda di rigiocare la quarta generazione, Sì. Diamante, Perla e Platino. Sì. Però io il gioco non ce l'ho perché ai tempi lo vendetti, perché ero stupido e portavo i giochi usati da GameStop. Non lo trovo da nessuna parte. Ma prendi Non trovo su Amazon. l'emulatore? Volevo comprare Pokémon Platino perché è l'unico che non ho mai giocato. E poi c'è. Ci sta quel figone di Giratina, lo mettere. Scusa, vedi dall'emulatore? Ma lo voglio sul DS. Beh, su qualche sito tipo Amazon, oppure Ma anche. non c'è completamente. Ci sta Diamante. Ma è impossibile. Però costa un sacco. Non ci sta Platino. Non trovo Platino. Sono andato a un GameStop con la Sì. scusa che ero agli stage di scuola lavoro. Sì. Mi sono guardato tutte le parti dei giochi usati, ho chiesto anche al commesso se l'avevano, non ce l'avevano completamente. E poi ho guardato anche su Nintendo eShop Sì. Ma per vedere se c'era magari in digitale. E niente. hai Ci visto su qualche gruppo stanno di Facebook? prima, seconda. Devo chiedere. Ho visto che su Subito qualcuno lo vende, ma intorno ai 40 euro, che è un pochetto tanto per un. Cioè, certo, Platino era la versione un po' più particolare, ma alla fine non è che era limited edition o cosa. Era semplicemente un'edizione che è un po' più completa e uscita dopo. Sì. Quindi, se lo Raccogli i trovo un fiori, prezzo Blaze. minore, lo compro volentieri. Per rigiocarmelo, perché era la mia gen preferita.
Avrò finito qualche 5 volte poco. Ho fatto una pirlata a venderlo. Mi dispiace un sacco. L'altro anche nero penso di aver venduto. Nero non lo... cioè quando è uscito Nero già non lo seguivo più Pokémon. Però hai lasciato con la il nero e bianco. Sono proprio belli. Sì. E me li Sì, giocherò mi qui in sono. live. Sì. Perché sono quelli che hanno la trama un po' più matura, diciamo. Che ha senso rispetto agli altri, che alla fine non è che chissà cosa. Mio padre, ad esempio, ha Allora. frequentato per anni l'ex presidente del Consiglio, il ministro degli affari esteri, presidente del Consiglio dell'Unione Europea e chi più ne ha più ne metta, Emilio Colombo, che io conobbi quando avevo 11 anni. Cioè, lei ha conosciuto suo padre a 11 anni. È una Scherzo. storia triste la sua. Io comunque sto andando a salvare e lo dovrebbe fare anche lei, che non si sa mai che muoia. Abbiamo ritrovato casa? Ah, Sì. con queste scale maledette. Ma io non li conosco questi nomi, Emilio Colombo. Adesso me lo vado a cercare chi è. Sarà un personaggio incredibile. Ma io l'ho sentito nominare, ma non mi ricordo esattamente dove. Ma Sicuramente non di Blaze, recente. per dire, no, ma questa roba qui, no? A cosa serve? Quando troviamo i semi delle bacche commestibili, le piantiamo e ci facciamo le bacche, perché alla fine con le bacche non. No, non marciscono. Ho capito. Guarda se puoi finire di costruire questa cosa qua. Sto cercando di capire come fare lì mix energetico e questo cos'è? Con la calendula e mix salutare più. Cos'è questo simbolo? Sembra tipo una foglia, Blaze. Questa è la cicoria. Boh, sarà sempre qualche pianta sicuramente. Cos'è che devo finire? Dove c'è il piccone? Quel progetto là incompleto. Questo qui? Ah, Sì. ok, cos'è? E possiamo mettere i cosi, le pelli. Ah, ok, è ad avercele. Ok, a posto. Cos'è questo vento incredibile? L'hai sentito? No. Mio padre frequentava Emilio Colombo. Io conobbi Emilio all'età di 11 anni. È morto nel 2013. Era uno degli storici della DC. Del Della vento del DC, cambiamento. foto Superman. Sì, su. Non lo conoscevo. Adesso, cioè, mi andrò a informare. Finita la live, mi andrò a informare. Comunque, al massimo, che ne pensi di quando tu finisci tuo Pokémon, porto io Pokémon nero e bianco. Oppure platino, vediamo. Come ti pare. Ho preso della carne e l'ho Anche se in persa. realtà Eccola volevo qui. portare ori, non c'ho tempo per fare niente. Direi che rimangono gli ultimi, si spera, 2 giorni di scuola. In teoria Ah, è vero, te quando finisci? finisce l'11, ma. E io già mi devo ritirare questa settimana qua, ritorno dalla scuola lavoro, ma a quanto pare vogliono fare i compiti il 3 di giugno. Blaze, facciamo delle trappole per conigli? Sì, andiamo a prendere la legna sopra perché non ne ho completamente. Hai salvato te? Sì, io ho salvato. Salvo anche tu. Facciamo un paio di trappole e chiudiamo per le 10, direi. Per Per le 10?
per le 10, per le Ma 11. no, andiamo avanti. Domani ho compito. Ma che La compito? cosa peggiore è Mancano che 3 giorni e è dicono. finita scuola. Giusto, giusto, c'ho il compito, se no manco ci andavo a scuola. Non è che dicono è un compito, ti danno una traccia, sai, in qualche modo fai. No, è un tema libero. Sono completamente spaesato, non so di che cosa parlare di un tema libero. Parla qui di Emilio Colombo. Che non conosco, sono un personaggio simile. Ma chiedi al generale. Vedi? Esatto, ma generale io ci vedo lungo, sa. Oh, vabbè, Italiano che va sarebbe un bene. tema, ci hanno detto tema libero di italiano, cioè me l'hanno detto perché io non c'ero quando l'hanno detto. Però boh, penso che sia un compito fatto molto alla. Non abbiamo fatto niente per 3 mesi, facciamo un compito tanto però chi lo sa. Perché alla fine se fai un tema libero non penso che ti possono dire molto su come lo fai. Quando mi Ma interrogavano a me, non ero io che mi venivano poste, ma ero io che le ponevo. lui sta avanti. Cos'è che serve per fare le trappole? Solo legnetti. Io metto le trappole e metto anche un legno per individuare il. Che colore vogliamo mettere le trappole? Così le mettiamo tutte in un unico colore. Metti le boh, arancioni, che ne so. Ma una volta che, cioè, le costruisci dove le vuoi piazzare? S no, le metti e le costruisci direttamente. Ok. Sì, ma in un compito scritto è esattamente come le fai le domande, le fai al foglio. Quindi le posso mettere una qui. E metti anche un legnetto poi. Magazzine, trappole. Trappola per Si chiama conigli. stick marker e lo trovi in utility, quello blu. Trappola Molotov con corda. Trappola esplosiva con corda. Trappola mucchio di foglie. Ciao. C'è un signore che. Trappola trabocchetto. Trappola con corda oscillante. Trappola con cappio. Trappola con parete chiodata. Ma è terribile queste cose. Quella chiodata è fortissima, one Spuntoni shot una. difensivi, spuntone per mura, ma chi è che ci deve caricare? La cavalleria? Ma si arrampicano sugli alberi, sono Spider-Man. Ma dove sei? Aspetta Fortissimi. E sono dietro l'aereo. che arrivo. Con il potere delle mie gambe. Abbiamo Spider-Man qua. Dov'è? Dov'è? Due sono. Sono stanco. Ma lo finisco io, lo Aspetta, ce ne finisco. stava un altro però. Dove è andato? Sì, c'era una donna. No, l'altro l'ho ucciso io, però c'era anche una donna in teoria. È scomparsa. Meglio così. Cos'è che diceva? Inizia a parlare e nel parlare ti poni le domande e dai la risposta. In questo modo metterai la tua persona su un piedistallo e porrai l'insegnante sul piano della sottomissione. Mi dia il nome dell'insegnante, provvederò a contattare. Lo scrivo poi in privato, io lo scrivo. Praticamente fai come Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta. Sembra giusto. Aspetta che qui metto una trappola. Qua ne ho appena messa una Lascia. io. Chi è? Ma continua a spuntare gente, continua a spuntare. Dov'è? Sono un po' Eccolo. più molesti. Ma picchiamolo. Ma che ti urli, scemo? È notte. Ma è giorno in realtà, eh. Ma da me no. Rubo la kill. E me ne ritorno nell'ombra.
Dov'è che hai messo la trappola? Vedi dove ci sono le Ah, bandierine eccola. arancioni. Questa è già costruita? Sì. Esatto, Marzullo ministro. Ah, il Senato. Ma sì, ma che ce ne fregano del Senato. Vedo un signore lì camminare. Sta con una telecamera, con il braccio. È un. Non lo so, uno youtuber. Sto facendo un vlog, forse. Sì. Ah, fammi vedere, stiamo vedendo le trappole, no? Trappola per conigli, ne mettiamo una. Scusami, ma i conigli sono così intelligenti da capire che ci sono tre trappole vicine? Ma io le ho messe un po' lontane. Dici? Se Eh sì. io ne metto un'altra qui, che ci fa? Madonna, quanti legnetti. Aspetta, devo prendere Ok, io legnetti, legnetti. Legnetti, legnetti. Datemi legnetti. Ma no, ma io ho costruito le cose sbagliate, ho costruito. Ma sono un pirla. E tu che non mi dici niente però, eh? Non lo so che cosa stai facendo te. Ho fatto le gabbie. Ti sta bene. E devo rompere tutto. Mannaggia. Che servono le gambe poi? Le gabbie, servono per Oh, un mettere tutto signore. lì. Il Scusi, lei? signore? Proprio lui? Sì. Bravissimo. Gli ho fatto paura perché ho un accendino in pieno giorno. Ti avrà preso per scemo. È probabile. Infatti è corso via, tutto duro. E urla, spaventato. Ma, a che servono le gabbie poi? E Prendi con i vivi e li metti dentro le gabbie, penso che che li fai fai poi, tipo i burro. figli? Eh sì. È Addirittura? così avanzato, penso di sì. Quanti bastoncini ho? Pochi ancora. Posso prendere altri 3, 2, 1. Si spera comunque che in questa settimana io riesca a portare Ori, o almeno lo iniziamo. Ori? Visto che Ori and the Blind Se Forest. magari ti sbrighi. Se mi sbrigo a togliermi tutte le cose, lo faccio. No, no. Tu lo fai. Capito? Eh sì. Bastoni, bastoni, così. Oh, uomo nudo. Bastoni, bastoni. Ma quindi esattamente lei, signor generale Grimaldi, cosa fa nella città? Generale, Generale, proprio. io ho bisogno di Il acqua. generale, lei fa il generale. Ho preso uno scoiattolo. Schifo, la testa di uno scoiattolo in mano. Fa cadere. Ti prendi le malattie, però. Non si tengono gli scoiattoli morti in mano. Perché io ho sempre sete e non ho acqua? Ma Quindi nel dubbio se ho problemi chiamo lei, risolve tutto. Viene con tutto il protone. un bastone, Fantastico. un bastone. Dov'è? Dov'è? Qui. Ok.
Io qui sopra ho fatto due trappole. Io sto finendo ad aggiustare l'ultima trappola, che non era una trappola. Io vorrei farmi un po' di acqua perché sto morendo di sete. Oh, un bastardo. Magari per l'anno prossimo, che sono in quinta, ci organizziamo, dai. Piccolo. È piccolo lui. 18 anni. Sento già il peso della vecchiaia sulle spalle. E... L'altro giorno ho camminato con le mani dietro la schiena per un paio di chilometri. un paio di chilometri. Ma posso bollire l'acqua del mare? Secondo Allora, voi? in questo momento sono in un istituto. Eh sì, in un istituto sanitario, ma perché non c'erano scelte migliori, e a metà strada, diciamo, ho cambiato idea su quello che volevo fare. Voglio fare ingegneria informatica all'università, quindi è tutta un'altra cosa, però. Sti cavoli alla fine. Meglio del liceo per me, visto che con il latino sono negato. Qui non c'è acqua. Non c'è acqua. Abbiamo quattro cazzafà senza acqua. Bene. Ma lei è andato. Ha iniziato gli studi come militare dopo le superiori o già le superiori faceva? C'è una pozza d'acqua qui vicino, Blaze, che tu ti ricorda? No. Ma non abbiamo una mappa, un coso. Ancora no. Dovremmo trovarla. Cercare dell'acqua, dell'acqua. Liceo sperimentale, cosa si studia esattamente? Com'è, tipo scientifico? L'alcol non mi ha aiutato a bere. Volevo fare quello delle scienze applicate. Sì, si fa fisica, immagino. Sì. E io volevo fare quello. Sarebbe stato perfetto per me. Peccato che non c'è stato. Non c'era nella mia zona, devo andare troppo fuori città. Già io sono pigro. Poi fare avanti e indietro ogni giorno alla fine è sempre una spesa in più da fare. Ho detto vabbè, lasciamo stare, dai. Ho preso delle bacche non buone. Sto morendo di sete. E quello tecnico da noi non conviene molto, più che altro per le cose che fanno. Quindi, vabbè, ormai al terzo anno mi conveniva cambiare. Aia, sto morendo, mannaggia. Io sto morendo di sete, Blaze. E sto morendo dai cannibali. Oh, Se vieni, ti porto un po' di. Ma hai buone guardato nella queste, tartaruga se c'era un po' non d'acqua? ci stanno. Ho trovato delle bacche Quanta commestibili. gente, quanta. Vorrei cercare un po' di acqua. Mi faccio un bagno nell'oceano che sono sporco di sangue. Ho ucciso tipo 5 cannibali tutti assieme. Sono Bravo, fortissimo. sei fortissimo. Mannaggia, mannaggia, che male. Sono mezzo morto. No, Blaze, non morire, aspetta che arrivo. Sono un po' lontano, ti dirò. Per te mi mangio una barretta energetica. Arrivo, Blaze, sto correndo. Io ho iniziato a fare un pochetto nel mio corso di informatica giusto il primo anno. Poi ho provato a prendere un come si chiama? Fare uno di quei corsi di informatica a parte, però non facevano davvero niente. Era totalmente inutile. Quindi niente, mi dovrò adattare all'università direttamente. Purtroppo.
meno In che che magari l'anno senso prossimo adattare prendo. l'università? Dovendo fare ingegneria informatica, penso un po' di basi di informatica. Io in pratica non ho niente, quindi. Oppure faccio un po' di ripetizioni magari prima di entrare all'università. Perché tanto sono abbastanza sicuro che come test non chiederò informatica. Però nel dubbio, meglio averlo già. Oh, bastarda. E tu? E tu? Fatti sotto, no? Scemo. Ma sei altissimo, tra l'altro, te. Guarda che tega sui denti che mi hai dato. Ok. Ya l'abbiamo fatta, dai. Ma io andrei a salvare e magari stacchiamo per oggi, eh? Sì, ti Che ne sto pensi? raggiungendo, Blaze, ti sto raggiungendo. Sono un po' stanchino. Pipiripi. Oh, un signore, me ne vado. Mi avrà visto? No. Oh, un signore con la torcia. Ma questi signori con la torcia sono terribili, Blaze. Ma perché vanno in giro così? Che problemi hanno? Ma ricordiamoci di non correre sulle scale, che è pericoloso, Si scivola, sono tutte eh? bagnate. Si scivola, dobbiamo mettere dei feltrini, delle cose. Ma i semi delle piante come si vedono? Dovrebbero essere in basso a sinistra, sotto le piante, in teoria. Posso farmi i medicinali, aspetta. Con questa e No, l'aloe ti vera. serve. E ce l'hai l'aloe? Sì. E io no, non l'ho trovata nessuna volta. Posso fare un altro. Aspetta, rimuovi tutto. No, ho sbagliato. Manca l'aloe. Se trovassimo i semi dell'aloe e delle altre due piante, potremmo farci un sacco di medicinali infiniti. Non sarebbe male. Beh, nel frattempo ne ho fatti un paio. Chi è che ha buttato cose nell'acqua? Tu? Ho sentito un pruff. Sarà un pesce che salta. Fammi salvare. Ah. Salvato? Sì. L'angelo. Ed ora Niente. l'angolo della poesia. Vada. Piccolo fiore cullato dal vento nasci. Aspetta, te la leggo bene. Aspetta, vai, me la scriva tutta. Hai salvato, Blaze? Bravo. Piccolo fiore cullato dal vento, nasci da roccia in una serata, in una sera d'argento. Passano i giorni e tu cresci anche se, mio piccolo fiore, s'avvicina l'inverno, s'avvicina il dolore, però, mamma mia che angoscia. Cala la notte, si illumina il ciel, sotto quel velo che rende te ancor più preziosa e prendi forma d'una bellissima rosa. Che Comunque non sa leggere perché c'è scritto graziosa. Preziosa. ho detto io? Vabbè, preziosa, graziosa, mi sono concesso un. Ma l'ha scritta lei in generale? Nel caso è proprio bravo, complimenti. Ma se andiamo a dormire recuperiamo qualcosa? Vieni un po' a Non lo dormire. so. Vieni a dormire, scemo. Oh, dormi. No, non abbiamo recuperato un cazzo, anzi ho fame. Ok, però mangerai nel prossimo episodio. E vabbè. Cannonata contro chi però? Questo è un bel hobby, scrivere. Oltre che a seguirci su Twitch, perché mi raccomando, mettete un follow, per essere sempre aggiornati. Ma con chi ce Per quelli che guardano in past, si spera. l'hai? Ah.
Giusto, per quei pochi che saranno arrivati fino a questo punto. Eh sì. Se Certo. siete arrivati fino a qua, Sì. KKPP. veniteci a commentare la prossima live con culo nudo. Dobbiamo trovare una musica di sottofondo per l'angolo da... Cazzarola, sì, è vero. Aspetta, adesso te la cerco. Aspetta, Blaze, cioè se vuoi andare vai, tranquillo. Ma no, no, ci sono. Ma Semplicemente non no, ci sono il no, gioco. ma no, no. Sei uscito dal gioco? Sì. Ah, vedi, stanno passando le stagioni qui. Aspetta. Torna a Windows. Aspetti in generale che le cerco una canzone appropriata. Fammi cambiare Twitch. Sì, bella tu, con quegli occhi che tu hai. Aspetta, beh, certo, generale, certo che sì. Tra l'altro prima l'ho vista che stava sul canale di quel ragazzo che fa musica, che tra l'altro è anche molto bravo. Io vedo tutto, generale, vedo tutto. È bravissimo quello, bravissimo. Fa vedere di cambiare. Noi siamo delle merde in confronto, voglio Fa dire. vedere di cambiare. Noi siamo delle merde in confronto, voglio Sì, dire. mi sono anche risentito. Fammi disattivare. Fammi disattivare che voglio cambiare categoria. Com'è che si fa a cambiare? Oh, vedi. Adesso diventiamo, Blaze, ci sei? Diventiamo Sì, ci sono. degli streamer professionisti perché andremo in just chatting. Sei Ti contento? serve il green screen con la webcam da mettere dietro? No, basta una Lo schermata fai come nera. No, gatto YouTube? no, basta una schermata nera. Abbiamo fatto. Ma almeno metti la foto di sfondo degli orsetti gemmosi, scusa. Guarda, non so come si fa. Me la Come devo no? preparare forse prima su Discord, su Streamlabs. Non so come si fanno queste cose, devo vedere un attimo. Poi ti spiego quando Ormai avrò sono pedinato un'idea. perché anche il ragazzo mi ha descritto scrupolosamente i miei movimenti. Pertanto sto diventando famoso. Caspita, sì. Lei ormai è diventato conosciutissimo. Aspetta che io le voglio cercare una canzone da metterle. Quando appare in live e mi racconta le sue poesie. Che canzone possiamo usare? E fa pensare. Ma no, che a noi che ci frega. Ouch, la tastiera. Gli altri film music, vediamo un po'. Happy Moment, no, Happy direi proprio di no. Non è per niente, è generale, ma emotional. Forse questa ci potrebbe anche stare. Lei mi dica di no, sì o no. Fa sentire un'altra. Questa Acoustic Folk. Aspetta, fammi mettere. Proviamo così. E la Dunque, pubblicità, hanno noleggiato maledizione. un'auto con Expedia.it e aggiunto un hotel. Pedante, Poi hanno carica di installato un risentimento. hamster. Sì, infatti cercavo una cosa del genere. Assaggiamo. Così?
Questa ci sta, vero? Ci sta, ci sta. Se no, su questa. No, questa no, non ci sta bene. Questa. No, questa non c'entra niente. Questa. È simile alla prima. Sì che te la alzo. Questa qui allora. Anche se... Cos'è che mi fai comandi che non esistono, in generale? Non sono così preparato. Lasciamo questa allora, eh. Questa è presa, è fatta. Quindi verrebbe una cosa del genere. Aspetta che mi ricerco la poesia. Dov'è che sta? Dov'è che sta? È così. Piccolo fiore, cullato dal vento. Nasci da roccia in una sera d'argento. Passano i giorni e tu cresci anche se, mio piccolo fiore, s'avvicina l'inverno. S'avvicina il dolore. Così va bene. Perfetta così. Discord lo hai? Sì, lo abbiamo, ma non l'ho sistemato per aggiungere persone. Appena lo sistemo, lo faccio. Però mandami qui il link se ce l'hai. Se hai il link della canzone. Io nel frattempo metto un'altra canzoncina di sottofondo, perché adesso mi sta piacendo la canzoncina di sottofondo. Prossima volta la farò leggere un nuovo inizio. Va bene, va bene. Sono ansioso. Ma non mi hai mandato la canzone? Non ce l'hai il link? Ce l'hai soltanto come salvata? Perché se hai il link, te la cerco e te la metto. Amici della chat, siete in 5, ma fatevi conoscere, presentatevi, palesatevi. Fatete un bubusette, un papapero. Cosa sono questi puntini? L'hai detto e siamo il L'ho 4. detto, è scappato. Maledetto. Non ho... Che gli ho detto di male? Devo sistemarmi sicuramente qui la cosa di Streamlabs. Domani magari ci perdo un po' di tempo. Comunque, visto che Dimmi. si è fatta una certa, io direi che vado, almeno io. Non so voi se volete rimanere, nel caso vi auguro buona serata. In realtà non lo so, non lo so. Ecco un estratto. Il mio domani è finito oggi. Con questa canzone non c'entra molto la poesia. Ma beh, lo sbadiglio c'è sempre. Il mio domani è finito. Ma Blaze, sei uscito? Ci hai No, no, abbandonato? Ah. ci sono ancora. Quando vai, dimmelo che ti saluto, ti do un bacetto. Sì, no, stavo leggendo anche io. Il mio domani è finito oggi. Il mio ieri inizierà domani. Siamo solo pensieri e parole. Racchiusi in un corpo che ci tiene prigionieri. Ma quante ne ha scritte?
Ma le ha pubblicate poi queste cose? Oppure le manda soltanto online di tanto in tanto? 50, ok. Tantissime. Può fare. Aspetta, il Decameron ne erano 10. Qual è quello di 50? Secondo me, se fai una pagina Instagram con le tue poesie, un sacco di ragazze te le ruberanno da mettere sotto il Didascalie foto. delle foto, sì. Eh sì. Tipo. Quelle profonde, dove Sì, passano tipo. le Per fare la pasta bisogna prima far bollire l'acqua e c'è l'immagine della ragazza che. Con la foto profonda. Che lenti. Eh sì, infatti. guarda oltre il finestrino del treno. Così che funziona. Tre immagini, c'è stata così la ragazza con il vetro bagnato che guarda al di fuori del finestrino. E sotto la didascalia per fare la pasta bisogna prima far bollire l'acqua. Oppure me la sono immaginata con... Me l'avrò chiuso il gas. Ma l'avrò chiuso. Anche sì. Acqua che Questo me lo bolle. segno, lo faccio io la prossima volta O amor che... risponde, in questo mio cor non ho più parole. Anche questa anche potrebbe essere carina. Beh, è importante, cioè è bello fare poesie in questo modo. Pensando alle povere ragazzine che devono metterle come didascalie alle loro foto. Certo, non sia mai che pensino che siano Avrò girato la chiave di questo amor soave. troppo superficiali. Eh beh, le illustrazioni indie servono poi, eh. Sono importantissime, ormai vanno a bomba proprio. Poi si potrebbe fare tranquillamente un sacco di soldi anche, se non fossimo tirchi. E come li facciamo però? Così? Noi Sì? ti paghiamo in fama. Ti sponsorizziamo, ti facciamo Questa che conoscere. sponsorizzazione gli facciamo. È più conosciuto lui che gira per tutte le live. Quanti follower? 3. Bastano. No, dai, noi abbiamo 18 follower. 19 forse addirittura, sai. Ma dove? Qui su Twitch? Sì. Su Twitch sai, forse una ventina. 22 ne abbiamo. 22. Quanto si è iscritto tutta questa Chi è gente? l'ultimo che si è iscritto? Mi sa che Chi è il è il 22esimo? mio amico. Il mio amico, hai partito il disclaimer dell'iscrizione? No, non c'è neanche nella lista delle persone iscritte, quindi è Quindi sono impazzito. iscritti tutti a parte, Forse si è queste iscritto che persone. era quando è saltata la live. Può essere. Sono 21, ho il doppio account. Ah, già è vero, è vero, è vero. Sei iscritto 2 volte. Più noi che siamo iscritti al nostro stesso canale. È terribile la questione. Sì, ma tu non andare a dire in giro Ah no, è vero. che ho il Vabbè. doppio account, chi ha il doppio account. Ma non ho il doppio account. Questo non è. Cioè. Orsetti è nostro più ho il mio. Ma non è Come dire l'apoteosi della che tristezza. tipo quattro persone che hanno questo canale sono tutte e quattro iscritte. Siamo tutti e quattro Che cos'è? iscritti, cioè ognuno di noi ha il proprio profilo ed è iscritto a questo canale che è un po' di tutti. Ma amici della chat, scriveteci, ho visto che c'è ogni tanto entra qualcuno, presentatevi, io vi mando un bacetto, vi limono se scrivete. Vedi, così l'intimidisci, devi essere più cauto. No, Devi, scusate, è non come volevo. avvicinare un animale selvatico. Devo fare piano piano, devo mimetizzarmi con la natura Esatto. selvaggia. Ma Mettiti un paio di foglie sulla testa. tanto è tutto nero, non mi si vede. Arriviamo a 10? A 10 cosa? Arriviamo a 10 iscritti? Ma Ma sì, 10 iscritti che li poi facciamo. con questa canzone pompante, che non li raggiungiamo i 10 iscritti? O amor terreno che tutto mi desti. Aspetta che. Senza che io nulla ti chiedessi, cosa potrò mai far per ripagare il tuo amor che ormai va tramontando? O amor terreno che tutto mi desti, senza
senza che io ti chiedessi. È un po' difficile questa prima frase, però ci sta, ci sta. Un giorno Sento che dovremmo non sai fare. leggere. No, stavo pensando al significato della frase. Un giorno dovremmo Ma non ci vuole fare. tanto, no? No, però stavo riflettendo che effettivamente, anche se suona un po' così, è molto, cioè, è significativa. Dovremmo fare tipo l'analisi di ciò che ci La scrive. parafrasi. Sì. C'è una parafrasi. Poi magari è come qualche opera di qualche grande autore che voleva scrivere così, cosa a caso, e nei tempi d'oggi fanno, ma lui voleva indicare queste grandi virtù, poi in realtà no. Beh, a me per esempio piace tantissimo Rolls Royce di Achille Lauro, che secondo me, cioè, per come mi piace, lui non credo che l'abbia pensato in questo modo, sai? Probabilmente lui aveva pensato tutt'altra cosa, però a me piacciono alcuni aspetti che secondo me lui non ci aveva assolutamente pensato. Dobbiamo parafrasare, allora mi rivolgo a voi, o stelle, voi che giù guidaste Ulisse nel suo lungo travaglio, allietandolo nel tormento di quel suo lungo viaggio, fatto di sfide e di piaceri, fatto di lune e di pensieri. Chiedo a voi, miei illustri, di salutare la mia amata, ormai persa e né più ritrovata. Facciamo che per le parafrasi ci rivediamo a settembre, visto che ormai sono pieno fino alle orecchie di fare Ma tu parafrasi. scusami, domani devi fare il compito, guarda che cosa che ti ha scritto. Sì, ma io non frigguto. Ma non è che tu devi copiarle, tu prendi spunto, capito? Affido a Ma te, ormai ho dio dei deciso. mari, le Se non spoglie di avessi deciso, Colei. l'avrei fatto sulle sue Ma sto poesie. parlando, Blaze. Fammi raccontare la poesia. La poesia. Scrivi le poesie di Sofocle 88. Che significa? Scrivi le poesie di Sofocle. Intervista all'autore. Ah, nel senso come titolo del tema? Si può fare, Blaze? Ci hai pensato? No. Come tema tu fai poesie di Sofocle, intervista all'autore e fai l'intervista a generale. Sì, che storia generale. Non l'avrei mai detto. Incredibile. Quante cose che si scoprono oggi, eh? E la prof, Sì. sì, sta stupidina. Comunque, è da mezz'ora che devo andare e sono ancora qua. No, Allora, Blaze, le non andare. cose non si studiano da sole. Ma Anche infatti se in non devi. realtà ora mi metterò a giocare col cellulare sul letto. Ma devo far finta di studiare. Ma tu adesso ti metti sul letto e continuerai a sentire noi. Dai. E no, mi metto di sottofondo un testo. Ti ho messo io Devo una canzone. parlare di. Dimmi la canzone che vuoi, te la metto. Tanto non so neanche, mi sono già scordato di cosa volevo parlare domani. Non lo so, cosa volevi parlare domani? Volevo parlare di. Ho trovato questo bel tema, se lo trovo. Sì. Dimmelo. Lo posso, comunque. Blaze, dimmelo. Abbandonare il proprio paese per migliori opportunità. Eh Questo è il tema che vuoi fare? sì. Beh, è un bel tema, è un bel tema. Sì, però non mi sono letto niente online, quindi ora vado a cercarmi qualcosa da scrivere. Sono tracce da terza elementare. Leggimi le altre. Ma questo se l'è inventata lui, credo. Cioè, il tema penso sia libero e lui si è inventato un tema così, su due piedi. Sono crashato. Blaze, mi dispiace. Sei proprio un ragazzo stupidino, guarda. E non so di cosa parlare.
Blaze parla. Te lo scelgo io il tema, allora aspetta, Blaze. Parla della visione del Cristo moderno nell'Antico Testamento, oppure parla delle origini del mondo analizzando. La poetica leopardiana parla il frammento apocrito di Stratone da Lampsaco. Ma cos'è? Ma cos'è? Lasciamo stare Leopardi, ho l'interrogazione su di lui martedì e non ho studiato niente. Ma basta, Blaze, che devi studiare ancora? È finita la scuola. Che si rivela essere Leopardi stesso. Ma scusa, Blaze, fai una relazione su me stesso, su Mr. Laudisi, no? Su Pirandello, su Pirandello. Potrei poi intervenire sul meccanicismo. Parte l'angoscia di vivere chicardiana. Ah, parla dell'angoscia di vivere. Se no, parla della ricchezza dell'umanità che hanno gli ultimi, gli ubriaconi, i diseredati proprio, no? Ma secondo te mi daranno il copyright per queste canzoni che sto mettendo per YouTube? Puoi inserire il cantico del Gallo Silvestre. Ed in tal modo? Sì, tantissimo, vero? Anche secondo me mi daranno il copyright per se la carico su YouTube, ma me ne sbatto, basta. Ma tanto mentre che stiamo qui a non fare niente, cioè io vi leggo, potrei sistemare un attimo qui Streamlabs, se così almeno vedete un'immagine incredibile e non il nero. Il pessimismo leopardiano. Ma no, perché troppo pessimismo. Cioè è vero che il pessimismo poi fa breccia, fa colpo. Fammi togliere la pubblicità che non la voglio. Ho solo 15 secondi per parlarti delle imperdibili offerte che tutti i giorni trovi su Amazon. Non perderti aspirapolvere Ma con quel basta cazzo. pubblicità. Parla dei Pantera, Blaze. Senti che belli sotto. A parlare di pessimismo mi sta salendo l'angoscia. Ma già Twitch. Dipende, Twitch non sempre la muta, nel senso che se ci parlo sopra non me la muta. Buonanotte, Blaze, ci abbandoni, buonanotte. A vedere come posso mettere, aggiungere cose su editor. Io posso aggiungere fonte multimediale, questa cosa serve. Aggiungi video o audio alla scena. Ok. Buonanotte Blaze, buonanotte. Buonanotte Pirellino, buonanotte. Domani si fa live a scuola su Leopardi. Sì. Questa è cattura schermo, presentazione di immagini cos'è? Aggiungi una presentazione di immagini alla tua scena. Aggiungi un'immagine alla tua scena. Fonte con browser, contenuti internet come fonte, ad esempio web. Fonte colore. Aggiunge un colore di sfondo all'intera scena o solo ad una parte di essa.
Devo sistemare un po' questa roba qui. Io sì, sto scoprendo cose, sono un piccolo esploratore. Sono Dora. Sono un po' Dora l'esploratrice. Perché in generale io, cioè noi non siamo delle persone. Ciao Doro. Salve, generale. Non siamo delle persone preparate, quindi noi facciamo le cose un po' così, alla cazzo di cane, alla cazzo di cane. E quindi non abbiamo uno sfondo preparato quando dobbiamo fare le cose parlate, anche perché non abbiamo mai fatto cose parlate, perché se non c'è lei la live, la chat non è molto attiva, ecco. Sì, a caso. Quindi non avendo una chat attiva, non ci capita di fare live così, just chatting, come lo chiamano i giovani, just chatting. Non lo facciamo. E dobbiamo un po' risolvere questa cosa. Magari dovremmo fare qualcosa, un po' di just chatting. Così almeno attiriamo gente. Sì, Affol, esatto. Ma visto che lei è conosciuta ovunque, ci porti altra gente, ci porti altri amichetti. Dobbiamo sistemarci un po', almeno così la chat si attiva un pochettino e si chiacchiera un po'. Però magari per farlo mi serve anche uno sfondo da mettere. Portai l'angoscia dell'arte di Munch. Quella di psicologia mi chiese le tesi sul suicidio. Culo. Quindi se io metto questa cosa qui dell'immagine, no? Tipo aggiungi fonte. Ah, ma io mi dovrei fare tanti, aspetta, aspetta, mi dovrei fare tanti titoli. E per ogni titolo può togliere questo brano? Va bene, non ti piace in generale? Ah, vuole qualcosina di più tranquillo, mi dispiace. Mi dispiace, generale. Pensavo fosse una persona di guerra, di cose. Qualcosina di più tranquillo. Le metto questo. Metto questo, aspetta. Aspetti, aspetti. Tra l'altro hanno fatto anche un album che si chiama Relax, quindi perfetto. Vedere se è troppo alto così. No, così ci sta bene. Però aspetta, voglio quest'altra canzone, voglio. Ok. Però così forse è troppo alta. Vuoi la Turandot? Aspetta che le mettiamo la Turandot. Quello però la fa svegliare, generale. Metti Orfeo di Gluck, secondo atto, prima scena. Ok. Orfeo. Questo. Ah,
ho messo al contrario, se ero conto atto, vabbè, ma incredibile qui. Fa tutto da solo, l'internet è incredibile. E le furie, diamine. Oh, finalmente, così va bene. Oh, finalmente. Oh, così ci siamo tranquillizzati, stiamo bene. Ah. Che ore si sono fatte? Beh, dipende dai gusti, in generale, dipende dai gusti. Aspetta che magari alzo un pochino che non si sente niente. Forse un po' troppo alta, però è fatta. Pace, riposo, musica e le tangenti che vanno e vengono. Benissimo. Cosa no, cosa no? Che ho fatto, che ho fatto? Lo so che va bene così, è che poi mi muta tutto quanto. Vengo cacciato a pedate. Lo so che fa niente, però. Al diavolo l'avarizia qui, mettiamo tutto. Fa vedere come funziona questa cattura immagine, vediamo, vediamo. Quindi se io faccio così, immagini, hai visto? Va bene, va bene. Hai visto la magia qui del dell'internet come funziona? Perché il bicchiere non me lo fa più vedere? Chi lo sa, chi lo sa. Oh, così almeno non è la live buia, coperta. Anche se non riesco a mettere il bicchiere, però vabbè. Fammi vedere che altro posso mettere. È vero. Ma Annalisa, ma il disegno quello fatto bello, diciamo, no? Ci sarà prima o poi? In oscuro panorama di caverne roccioso, mostri e spettri dell'aldilà rifiutano inizialmente di ammettere Orfeo, in questa persona, in quanto persona vivente nel mondo dell'Inferi, invocando contro di lui le fiere Eumenidi e gli urli di Cerbero, il mostruoso guardiano canino dell'Ade. Quando Orfeo, accompagnandosi con la sua lira orchestralmente resa con un'arpa, si appella alla pietà degli antichi abitatrici degli inferi, definite furie, larve e sono rimasto con o. Ma ci sbrighiamo, ci sbrighiamo però. Ma pagare cosa?
Ma quando mai? Allora, proviamo a mettere un'altra cosa, vediamo un po' come funziona questa roba. Fonte multimediale per mettere un video. Però video adesso non ne ho da provare. Cattura schermo, presentazione di immagine. Aggiungi la presentazione di immagine alla tua scena, ok. Il vostro hobby? Ma io faccio karate. Poi hobby c'è questo. Poi basta. Poi basta. Domani mattina sistemo Streamlabs così per la live che faremo dopo pranzo ci sarà tutte cose incredibilmente nuove e innovative. Sionismo di segnatempo, la musica, l'arte e la composizione di poesia. Cosa sono i segnatempo? Ah ok sì, li sono andati a vedere. Quello che vedete è un mio segnatempo, ma non lo vedo. Non lo vedo in generale, non lo vedo. Non so perché. Forse sono bloccate delle cose, non, boh, non lo so. Aspetta, che qui ho scoperto delle cose incredibili. Perché se io faccio così... Ah, perché questo sta qui sotto, vedi? Ah. Aspetta che. Ma io da qua posso prendere, catturare la finestra. No, non posso farlo. Non posso andare su internet, quindi io dovrei farlo in questo modo. Se io da qui, fonte con browser. Aggiungi fonte, aggiungi nuova fonte. Com'è che funziona? Sì. Sì, mandamela lì. Io qui sto facendo prove, vedo un attimo... Com'è che funziona questa roba qui? Cioè, se io faccio così, copia. No, è impazzito? Vai a nanna? Addio. Addio. Aspetta, io sto provando a fare cose qui. Proprietà, fa vedere. Se io allora metto così. Oh, vedi che roba incredibile. Che storia.
La tecnologia è veramente incredibile ormai, eh. Buonanotte, buonanotte. Quindi se io cerco roba qui, tipo tipo, non so, casa bella. Si vede anche da qui, dalla live. No, col cazzo. Con il cazzo che si vede. Sì, mi è arrivato, adesso guardo. Fa vedere questa incredibile immagine, fa vedere. Fa vedere. Una richiesta. L'immagine nascosta per contenere. Ma no, accettiamola. Ah, che bello questo orologio. Ah, quindi questo intende come segnatempo, un orologio. Non c'era arrivato. Mi dica orologi. Molto bello però. Molto molto bello. Mi scusi, si è fatta anche una certa ora, non ci stavo pensando. Poi scusami, se io scrivo segnatempo mi escono queste cose, segnatempo, cioè quello che vede in live. Ma infatti si vede che è molto bello. A me anche piacciono un sacco gli orologi. Aspetta, aspetta, fa vedere un attimo una cosa. Questo che è? Va tipo con il battito, col movimento del polso? Ah, va bene, è un romantico nostalgico. Si ricarica con la corona, ho capito, ho capito, ho capito. È molto bello, bello bello bello, complimenti. Niente, generale, io penso che l'abbandono anch'io. Le sto sbadigliando nelle orecchie, mi dispiace. Lo pagai intorno ai 1200-1300. Ma ad oggi? Ma vale qualcosina di più, sì? Eh? Beh, in realtà, cioè, a me piacciono molto, ma non ho tendini, non ho soldini. Quindi me li guardo dalle vetrine e mi piacciono molto. Più di questo non riesco a fare. Ne ho solo due in oro. E beh, minchia. Poi il resto sono normali. Io ho solo normali. Normali tra virgolette, solo quelli. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Vabbè, se lo sarà comprato con i primi soldini, con il primo stipendio, io pure lo farei.
Niente, generale, io la abbandono. Con il finire della canzone. No, non è vero. Sì, è appena ripartita l'altra. Con il finire di Orfeo, che poverino, senza Euridice, che cosa fa? E chi lo sa cosa fa Orfeo senza Euridice? La abbandono. Lascio il canale a Malvaisso, che lo volevo. Oh, buonanotte, buonanotte, buonanotte generale. La ringrazio ancora tantissimo per la compagnia. E niente, niente, vi lascio lo spazio al Malvaisso, che ogni tanto lo passo a salutare, mi fa compagnia, è un ragazzo simpatico, fa belle live. Non so se lo conosce lei, generale. E niente, ci salutiamo. Se c'è, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. O se ci sono anche io. No. Vabbè, mi dispiace. Ah, non lo conosce. Allora adesso glielo faccio conoscere. Buonanotte, generale, buonanotte.